Allora, no, devo mettere questo sopra, ma che non si vede. Ah, ho vinto la categoria. No, Thomas, casata manetta. Siamo arrivati, ragazzi. Siamo arrivati. Allora, ho sempre voluto streamare Guild Wars 2 e ce la stiamo facendo. Intanto devo mettervi al controller perché stavo a giocare il vostro controller, come fai? Ah, benvenuti alla mia prima live su Guild Wars 2. Guild Wars 2 è l'MMO che ha conquistato la mia anima, nel senso che apprezzo molto i principi di design che ci sono dietro, e ci ho dedicato numerose ore, ci gioco dal day one. Vi permetto anche di apprezzare in tutta la sua bellezza il mio char. E ditemi per favore in chat se vedete dei salti di frame, perché quando registravo mi dava problemi di questo tipo, che saltava dei frame. Nel caso devo passare OBS e potrei chiudere un attimo la live e riaprirlo. E ci ho giocato un sacco, un botto di tempo. Ci ho anche speso qualche soldino per avere qualche potenziamento in più. Intanto faccio la panoramica del mio personaggio. Adoro Richard, questo è il mio personaggio principale. È un guerriero con la specializzazione Berserker. Entriamo, che vi facciamo vedere un po' di cose. E magari se non siete esperti del titolo, vi facciamo vedere. Ma te personaggi c'è Nonno Zetto? Sì, quello è il Guardian che uso nel PvP, esatto. Quello, che tra l'altro, com'è che l'ho chiamato? Gorlem Wise Fist, per minchia la fantasia. E la zona in cui stiamo per recarci è l'Arco del Leone, la città principale del gioco. Beh, faccio vedere. Sto a qualche calo di frame, ma ci sta che l'Arco del Leone sia qualche calo di frame. Intanto la mount che sto collocando è lo Skyscale, l'ultima mount sbloccabile in questo gioco. Tutte le mount che si ottengono non si ottengono con l'oro, a parte alcuni casi, ma in generale non serve mai solo l'oro per ottenerle, ma devi fare dei percorsi, delle cose particolari per ottenerle. Forse streamando col codec Nvidia, così non so, vabbè, sì, sto streamando col codec Nvidia. Ditemi solo se sbabbe se perdo frame. E fatemi vedere, sembrerebbe di no, ok. E tutte le mount che sono le seguenti. Si possono ottenere in gioco, cioè Raptor si ottiene subito al gioco, Springer magari serve qualche soldo ma poca roba. Forse, guarda, Springer e Skimmer vengono dati con le quest, non me lo ricordo perché l'ho fatto tanto tempo fa. Jackal forse servono 20 monete d'oro. Allora Beetle bisogna fare una sequenza di quest infinite, ma non così tante. Warclaw è quella del World vs Sword, perché Guild Wars 2 è anche una categoria World vs Sword. E facendo l'achievement collegati si può sbloccare. Il Grifone che è un misto, nel senso che si può avere solo se si hanno preso tutte le mount precedenti, queste qua, Raptor, Springer, Skimmer e Jackal. Se ha finito Path of Fire, e allora si può fare la sequenza di achievement per sbloccare il grifone. In pratica bisogna fare alcune cose, tipo recuperare uova, recuperare delle piume in giro per le mappe di Path of Fire, che è la seconda espansione del gioco. E più si dovranno portare, comprare degli oggetti che in totale vanno a formare la cifra di 250 monete d'oro, che non sono poche, però nel tempo si possono fare facilmente. Lo Skyscale è il più grande di Tuin Cura al mondo. È una mount che principalmente si ottiene solamente facendo delle cose, però non finisce più per farla. Quindi quando ce l'hai, te la tieni e ti gasa. E ognuna, l'obiettivo non è che ogni mount, nel senso, ah, c'ho questa mount che è identica a questa, però è diversa. L'aspetto. Ognuna serve a qualcosa di diverso. Quindi magari facciamo queste prove all'aperto. Intanto ogni giorno, se non si ha un account free to play, perché il gioco di base è free to play, ma se non si gioca free to play, si ha qualcosa di più. Cioè, innanzitutto, se non giochi free to play vuol dire che hai le espansioni, che vuol dire tanto gioco e specializzazione elite per il proprio personaggio, che non è detto che tu sia più forte con la specializzazione elite, ma è semplicemente più personalizzazione di combattimento. Mystic Coin, si è dato il cielo. Ogni giorno ci sono delle dailies, se vengono fatte almeno 3 dailies in qualsiasi categoria. Cioè non devono essere tutte e tre nella stessa, posso fare una in PvE, una in PvP, una in World vs Sword. Ricevo 2 monete d'oro. Quest'oggi c'è Desert Lumber, quindi devo buttare giù degli alberi nel deserto. Vedere una vista Krita, le viste sono elementi che compongono le mappe. Eventi di Sparkly Fen e avventura. Queste due le facciamo rapide, anche perché Desert Lumber mi sa che ci vale anche in Gilda, abbiamo la Gilda nel deserto, quindi dovrebbe essere fattibile. E se in World vs Sword c'è, non c'è niente. Vabbè, vedremo, forse non facciamo la daily oggi. Comunque sono 2 monete d'oro, si fanno velocemente, potrei andare a Sparkly Fen a fare gli eventi, ma non ho voglia di farvi vedere quello. Forse sì, perché vi mostro le cose. Questo che mi è arrivato, vabbè, è una consegna perché ho comprato in pratica gemmando. Ho 2 Mystic Coin, mi servivano troppo. I Mystic Coin sono una, diciamo, valuta che ottieni solo o facendo una missione daily specifica che capita ogni volta, ogni
ogni morte di papa, o con il daily login, e dato che non sono così frequenti, costano, cioè, quasi più di una moneta d'oro e mezzo ciascuno. Questo qui è il mercato degli utenti. La gente lo compra a 1,65, lo vende a 1,67. Quindi, cioè, costa tanto. E adesso 114 monete d'oro, io non sono poche, non sono tante, e servono per fare cose leggendarie. Allora, questa è la solita consegna, questo è il bevo che se non mi occupa. Ho tante spazio in inventario, ma è tutto occupato. Ma è tutto occupato perché in realtà volevo fare molte cose. Volevo fare le armi speciali, perché queste sono armi che puoi ottenere craftando con materiali speciali in una mappa, e mi servivano al fine di fare il trinket leggendario. Devo fare un achievement che prevedeva di craftarne 6. Solo che poi ho scoperto che è possibile portarle a un livello successivo facendo una sequenza di achievement, e allora non voglio cacciarle, me le tengo. Però la banca è piena, allora me le tengo in inventario. Stesso discorso per queste, che ne ho 4 su 6 e me ne servono altre 2. Chiusa parentesi, ho anche un botto di materiali in banca, e quindi ho alcuni che vanno a sovrapporsi. E cosa volevo fare? Questo qui è un oggetto che si può usare una volta al giorno, si ottiene facendo un particolare achievement. Cosa ci dà oggi? Piccola crafting bag, masterwork. Ma lo sai che non prendo niente di questo? Questo lo prendo. Questa è la sacca di materiali di tier 6. Il tier 6 è il tier più alto che c'è di materiali. Quindi sì, conviene sempre prenderlo. Un'altra? Raga, ma che botta di culo. Capita mai? Tac tac. Quando dico che sono i tier più alti di materiali, se uno volesse venderli si fa mezzo metà d'oro con questo. Un'altra mezza moneta d'oro con questo. Cioè, in pratica mi sarei già fatto più di 2 monete d'oro, poi vendendo, avrei fatto un botto di soldi se uno avesse voluto vendere tutto. Quindi in realtà il bello di Rust 2 è che in base a quello che ti serve puoi decidere cosa fare, come farlo e perché farlo. Già che siamo qua, e dato che la vista è... cioè che la daily è di fare una vista, andiamo qua sopra Krita, così vi mostro un pochino le mount come funzionano. Intanto, whoop. Come dicevo, c'è la vista che è daily Krita Vista Viewer. E... Francesco, sente, ti faccio il disturbatore classico dei servizi TG. Con piacere, ragazzi. Con piacere, anche perché magari poi facciamo qualche contenuto assieme che mostriamo cosa c'è di carino da fare adesso. E intanto mostriamo la mappa. Eravamo all'Arco del Leone, questa mappa qua, molto grande. È una città tutta nuova perché in realtà è stata ricostruita. Nella storia è stata distrutta, il che vuol dire che quando facevano ancora le Living Season, cioè il mondo vivente dinamico, in cui il mondo veniva... capitavano le cose, il mondo per tutti i giocatori era cambiato, hanno smesso poi con questo modello perché era troppo dispendioso. L'Arco del Leone è stato distrutto da un attacco, e tipo per mesi entrava l'Arco del Leone e c'era macerie, e poi l'hanno ricostruito, e questo è l'Arco del Leone ricostruito. L'Arco del Leone si piazza al centro di Krita. In pratica possiamo vedere zone diverse, c'è Ascalon, che è territorio Char, ovvero i personaggi come i miei, le montagne di Shiver Peak, dei picchi luminosi in pratica, e no, Shiver in realtà è dei picchi del brivido, cioè lo Shiver lungo la spina dorsale, per avere lo Shiver, sì. E se non sbaglio, e dove abitano i Norn, che sono una specie, sembrano umani ma sono più grossi, in realtà si possono trasmutare in animali in base al loro animale spirito. Krita, zona principalmente abitata da umani di Krita, in realtà gli umani sono una popolazione che abita un po' ovunque, li troviamo anche nel deserto, a Elona e in un altro continente che non c'è, ma che sarà contenuto dalla prossima espansione che dovrà uscire da qualche mese. E poi, scusate, Maguma, la giungla dove vivono qua Ratasuma, gli Asura, che sono dei piccoli animaletti simpatici e che sono molto intelligenti, molto astuti, e vivono in questa zona qua. E infine, mi dimenticavo sempre, c'è una ragazza che manca, sempre parte in realtà a metà tra Krita e Maguma, c'è il Grove dove nascono i Silvari, che sono delle emanazioni di diciamo di una volontà spirituale. Non posso parlare più perché spoilerei la storia, però sono delle verdure che camminano, dai. Mi dispiace Marco in chat che ha un personaggio Silvari, ma è così, siete delle verdure che camminano. E qui vediamo, diciamo, le lande desolate che collegano la parte iniziale di Maguma, diciamo la parte periferica di Maguma, alla vera giungla di Maguma. E quindi abbiamo Verdant Brink, abbiamo Arik Basin, il bacino aureo, le profondità incrovigliate e Dragon Stand, perché qua risiede un drago in teoria. E vi sono altre zone, ad esempio via Or era una città umana un tempo, ai tempo del primo Guild Wars 1, solo che per
un po' di casini magici che hanno fatto, in pratica è stata sommersa dal mare. Adesso è riemersa, però tutto il suo aspetto sembra un, tipo un fondale sottomarino riemerso. Ed è stata è piegata questa zona dalla maledizione di Zaitan, che è un dragone, uno degli Elder Dragon, che l'ha riempita con non morti, ha resuscitato tutti i morti di Ori. Poi c'è Vailona, la zona del deserto, vivono gli Iloniani, che sono umani, e per ora, diciamo, queste sono le zone principali. E questa è tutta la mappa. Adesso siamo a Crita, dato che devo vedere una vista di Crita, vediamo che nelle mappe ci sono questi tipi di elementi, i task, che sono in pratica le quest, sono dinamiche, non devi andare da uno a prendere una quest e dire ok, uccidi 10 polli, vado a uccidere 10 polli, torno, prendo la ricompensa. Quando entri nella zona tra l'altro sì, mi ricorda Thomas, a Or, dove sono discesi gli dei, un tempo gli dei abitavano ad Or, gli dei ancora venerati dagli umani, e poi se ne sono andati, sono scomparsi, hanno rotto il cazzo. Racconto male, poi ci sono molti canali che raccontano molto bene la lore del gioco, perché è molto bella, è molto profonda in realtà, e se vuole uno ci può entrare anche abbastanza dentro. Cioè, i task sono le quest, sono personaggi, se entri nella loro zona, esempio, se mi avvicinassi qua adesso, no, perché l'ho già fatto con questo personaggio, perché una volta che lo fai l'hai fatto per sempre, e si possono eseguire una serie di task per lui. Compare qua in alto a destra una barra della progressione, il tipo di task che sono a disposizione. Magari aiuta nei campi della cornucopia. Cosa vuol dire? Magari uccidi le bestie che infestano i campi perché lo rovinano, respingi i banditi, in questo caso solo uccidi, ma magari anche fai altre azioni. Magari se non hai voglia che le queste siano sempre uccidi, prendi un secchio d'acqua e innaffia i campi, e prendi il veleno e spargilo così ammazzi le bestie. E raccogli le mele e portale in un cesto, in maniera tale che, diciamo, le queste sono molteplici e sono a zona, non devi andare a prendere la questa e la questa segnata finché non te la levi di torno. Se passi lì la fai, ed è una delle cose che vale per il completamento della zona. Ci sono gli skill point, le raw challenge, sono delle sfide dove di solito devi sconfiggere un nemico un pochino più potente del normale. Se sconfitto si ottiene un hero point. Gli hero point, poi vi dico cosa sono. Nelle mappe delle espansioni Heart of Thorns, allora, questi contenuto qua, queste quattro mappe, direte solo quattro mappe, poi vi spiego perché sono solo quattro, perché hanno una complessità molto maggiore rispetto alla mappa del gioco base. Col gioco base racchiude questa zona qua, Or compreso, cioè arriva fino a qua, si fa tutto qua, questo no, qua, questo è il gioco base, quindi è enorme in realtà, e la storia base è molto lunga. Il problema è che deficita un pochino, perché ai tempi era l'unico contenuto che c'era, l'hanno tirata molto alla lunga, secondo me. Heart of Thorns sono solo queste quattro mappe, ha un pezzo di storia, ogni mappa ha un proprio meta, cioè un proprio funzionamento, un proprio significato, e gli hero point, come dicevo, in queste mappe, come anche in quelle di Path of Fire e Delona, valgono 10 hero point, ti danno 10 hero point se fatte. E inoltre sono ripetibili una volta al giorno, perché in realtà ti danno anche una piccola ricompensa. Ci sono i waypoints, che come potete intuire sono i teletrasporti. In questo gioco ci si può teletrasportare quando si vuole, ovviamente costa. Il costo è determinato dalla distanza rispetto al nostro personaggio. Ora qua sono vicino, 1,39. Vuol dire che se sono un personaggio di livello 80, e se ti devi teletrasportare dietro l'angolo, 1,40 lo spendi fisso. Fossi stato a livello base, mi sarebbe costato niente, tipo una moneta di bronzo probabilmente. Più distante vado, più alto il prezzo. Se vado al dominio di Kurna sono 6,60, che sono soldi, per cui si cerca sempre di trovare scamotage per spendere il meno possibile. I punti di interesse sono zone della mappa in cui semplicemente passandoci si rivela, ad esempio passo qua, dice ah, è scoperto Stonefish Beach, e ti rivela più zona. E le viste, che sono dei punti di interesse particolari, spesso messi in posizioni particolari in cui si possa arrivare. Guarda un po' chi c'è. Salutiamo il nostro amico signor Nessuno, che sta ballando davanti a noi. Fa una mappa aperta, non me l'aspettavo. Ad esempio, le viste adesso ve le faccio vedere. Infatti, in momento andiamo alla vista. Sulla mappa potete notare cose diverse. Potete notare un semolino arancione. Cosa vuol dire? Che c'è un evento qua. Un evento significa che vi è un evento dinamico, qualcosa che sta capitando in questo momento e che coinvolge qualsiasi giocatore sulla mappa. Questa è una vista, intanto, cliccandoci sopra, se è una visuale panoramica di quello che c'è attorno, perché spesso sono molto, molto affascinanti. In pratica, un evento vuol dire che sta succedendo qualcosa in quel momento, e se partecipi ottieni una ricompensa, e tutti i giocatori nella mappa possono partecipare. Qual è la particolarità di Guild Wars 2 che mi fa amare questo gioco? È che ogni cosa in questo gioco è fatta in maniera tale che tu non abbia vantaggio alcuno ad andare contro gli altri giocatori, ma anzi, qualsiasi azione che andrà a vantaggio degli altri giocatori sarà ricompensata.
Quindi se andiamo ad esempio a dare un'occhiata all'evento, solo che invece di andare a quello andiamo a quest'altro qua, perché vedo che qua c'è un mentore. Ad esempio, un mentore, cosa vuol dire? Vuol dire che quando si raggiunge il livello 80, che è il livello massimo, se si hanno le espansioni e si accede alle prime espansioni, si abilita il sistema di mastery. Il sistema di mastery sono in pratica da considerare come livelli aggiuntivi oltre il livello 80, anche se non è così. In realtà sono abilità e cose che puoi fare che si sbloccano in aggiunta a quelle che già puoi fare di base. La prima mastery che puoi sbloccare del gioco base è quella che ti permette di abilitare la tag di mentor. La tag di mentor si abilita, ce l'ho anch'io volendo, facendo slash mentor in chat, oppure manualmente da qua, credo. Posso fare mentor. Ah, intanto, già che ci siamo, ci sono tutti. Allora, io vi invito, poi vediamo se... Oh, magari state facendo i cazzi vostri. Poi vediamo se fa qualcosa. Non scrivete cose brutte in chat, per favore. Anzi, facciamo così. Vabbè, no, dai. Però andiamo, va bene così. Che non sapevo se poi magari mettere uno screen che copre qua per evitare che... Non per tanto quello che dite voi, quanto per quello che possono scrivere in chat, che magari è offensivo. Sì, ma volando tutti bravi, me la sono guadagnata la mount volante. Posso fare. Niente, questo è un evento, questa zona dell'evento. L'evento è evento di gruppo, fa in maniera tale che i centauri non catturino Neboterras, che è questa. Qua, questo è un campione, un nemico, potete vedere. Poi vi spiego quello che sta succedendo a schermo, ci sono tante cose. E ok, portiamo in vita un po' di gente. Nel momento in cui si partecipa a un evento, come si fa a partecipare a un evento? Di solito il metro di valutazione è se hai contribuito in qualsiasi modo nell'evento, anche solo tirando una frecciata, una lamata, un colpo a un nemico, e già solo quello basta a considerarti parte dell'evento. Poi, più ne date, più vieni considerato. Ci sono tre gradi di valutazione: medaglia, medaglia di bronzo, medaglia d'argento e medaglia d'oro. E il mentor, ad esempio, in questo caso, il mentor ha abilitato la tag perché c'è un evento di gruppo. Non è, molto spesso gli eventi, non molto spesso, ma ogni tanto, gli eventi, anche se non si è in tanti, si possono riuscire a risolvere anche da soli, perché gli eventi hanno la capacità di scalare in base al numero di partecipanti. Adesso qua siamo 3, 4, 5, 6, 7, e la sfida, cioè il numero di nemici che arrivano, è proporzionato a quanti siamo. Fossimo stati 20, i nemici sarebbero stati 3 volte tanto, probabilmente. Perché tentano appunto di fare un bilanciamento, far sì che, meno male, quando giochi tu abbia sempre un certo livello di sfida. Questo concetto è tenuto anche nel principio per cui se si va... Ho sbagliato completamente la rotazione, ma non è che sia fondamentale in queste zone. Se si va in una zona di livello più basso, come è il mio caso adesso, cioè io sono un personaggio di livello 80 con 323 punti mastery e sono in una zona che di livello è... dal 25 al 35 e ora non me lo mostra, ma il mio livello sarà probabilmente attorno al 29, arrotondato a questo, probabilmente sarà a livello 30, arrotondando per eccesso. Perché? Perché vengo riadattato alla zona, cioè vedete che non è che one shot i nemici. Perché? Perché viene riadattato ed è fatto in maniera tale quindi che ovunque tu vada abbia sfida. E soprattutto che nel caso in cui tu ci venga con degli amici, magari degli amici nuovi che hanno iniziato a giocare, non c'è quel sentimento del vabbè vieni, ti ammazzi i nemici, così diventi veloce e andiamo avanti. Ma è, ci godiamo e ci esploriamo il mondo di gioco assieme, perché è l'unico modo in cui possiamo fare. Perché anche per me è una sfida, ovviamente è una sfida minore, perché comunque ho dei bonus dati dall'equipaggiamento e sono più forte rispetto a uno che magari non è buildato, che magari fa... Nel senso, non sa neanche come funziona un equipaggiamento che punta tutto nella stessa direzione e così via. E, cioè, nonostante, nel senso, ho sempre una sfida in qualsiasi tipo di mappa io mi lancio. È una cosa che magari a molta gente non può piacere, può far storcere il naso. Perché capisco anche che il sentimento che molti magari vogliono provare in un MMO è sì, ma cazzo, io sono livello 80, voglio andare in questa zona e sentirmi Dio. In parte lo posso comprendere, però in un mondo dove tutto è pensato, come dicevo prima, per far sì che ci si abbiano sempre solo vantaggi dall'aiutare gli altri, un atteggiamento di questo tipo non aiuterebbe gli altri, ma andrebbe a togliere il divertimento agli altri. Cioè, se vai in una zona di livello 1 e te puoi schiantare qualsiasi cosa, anche i mega boss che spawnano una volta ogni due ore, arrivi te di tirare una spadata, è bella, ci siamo divertiti,
che direttamente ho gestato. Invece il concetto è, puoi andare e avrai sempre una sfida, soprattutto è un metodo che secondo me anche hanno utilizzato, introducendo anche elementi e cose tipiche, uniche a ogni mappa. Ci sono, non in quasi ogni mappa, ma in molte mappe, appunto, come dicevo prima, dei world boss, dei boss mondiali, diciamo, che con un timer, tipo a rotazione, spawnano. Quindi sai sempre che a una certa ora ci sarà questo boss mondiale. E se ci vai, ovviamente scala sul numero di partecipanti, la sfida è uguale per tutti, dato che il tuo livello è adattato. E, sto combattendo abbastanza male senza impegno adesso, perché sono impegnato a fare altro, come potete intuire dalle parole che sto dicendo, senza interrompermi. Cioè, in questo modo anche i giocatori di livello più alto sono spinti a tornare in quella mappa, almeno per quell'evento, perché quel tipo di evento c'è solo lì, e magari ti droppa una cosa che c'è solo lì, o magari c'è un achievement legato a quel boss che devi fare o vuoi fare per completismo, e quindi vai a rifarti il boss. Sto curando uno adesso, vabbè, era un NPC, fosse stato un giocatore, ma ugualmente tra NPC o giocatore, ogni volta che curi uno ottieni esperienza quando hai finito di curarlo. Cioè, hai una ricompensa da aiutare gli altri. Sempre. Se partecipo adesso, il loot non si basa sulla base di... l'ho colpito io, l'ho colpito te, chi prende loot? Chi arriva primo? Rollando grid o need come in World of Warcraft? No. E il loot è individuale. Lo ottieni randomicamente, come lo otterrebbe randomicamente chiunque altro. Nel momento in cui colpisci un nemico, c'è la possibilità che ti droppi loot. E il fatto che l'abbia colpito un altro non influenza la possibilità di ottenere loot. Lo ottenete tutti e due? Lo ottieni solo te? Non lo ottiene nessuno dei due. Non ci si influenza la vicenda. In questa maniera non hai svantaggio da dire, mica c'è tanta gente, non lo faccio perché tanto non mi droppano niente. No. Lo fai perché tanto c'è tanta gente, e anzi, è probabile che magari riuscite a uccidere più gente. Riuscite a uccidere più gente, è più probabile che riesci a taggare più nemici, cioè almeno a dargli una legnata. E in questo modo... comunque l'evento più lungo del secolo, non ho mai visto un evento così lungo in Guild Wars 2, e gioco da 7 anni. E come dicevo, sono interrotto. E qui sì, c'è sempre il suo interesse nel lavorare tutti assieme, in diversi. Molti eventi meta delle mappe, mi riferisco soprattutto all'espansione. E perché è esploso quando è morto? Non lo devo spiegare, sono più a terra che in piedi. Molti eventi meta sono prevedono per forza una collaborazione tra la gente, anche tramite le chat, perché se non sai cosa sta succedendo non puoi coordinarti. L'evento mi ha dato un oggetto dorato identificato e un materiale, cioè niente di che in realtà, però vabbè, questo qui è la ricompensa della daily. Ho ottenuto un oggetto di salvage, 3 borse, 9 borsette, che adesso spacchetto e vedete, sono materiali. Materiali fa sempre piacere. Il bello di Guild Wars 2 è materiali, non devi tenerti, non devi depositarli in giro. Fai deposita tutti i materiali e automaticamente vanno all'inventario dei materiali. La borsa la apro, ho ancora un po' di materiali, un po' di garbage. Questa è la spazzatura che, se vado al mercante, fai sell all junk, vendi tutta la spazzatura, automaticamente viene venduta. E anche questo, ad esempio, è trofei, sono garbage. O poi ci sono i salvage item. Io ho comprato, germando, questo oggetto che è il riciclatore. In realtà, se andate da qualsiasi mercante generico, vende riciclatori. Questo è semplicemente infinito, perché spendo 3 di copper, di moneta, ogni volta che uso il riciclo. Sarebbe ottimo poi riciclare quelli blu, per quello verde dovrei averne un altro, però me ne sto di questo. E il fatto è, quando si ottengono oggetti inidentificati, non identificati, bisogna sempre identificarli, perché c'è una possibilità, come è capitato adesso, che l'oggetto sia in realtà di un livello superiore. Ho identificato un oggetto blu e mi è uscito dorato. La rarità è blu è comune, verde non comune, giallo è raro, arancione esotico, rosa è asceso e viola leggendario. E adesso ricicliamo tutte le cose verdi e blu e anche gli oggetti riciclabili. Ho ottenuto dei materiali che deposito e ho ottenuto poi luck. La luck è una cosa che si può consumare. Ho ottenuto 100 di luck, ho ottenuto 40. In pratica, più luck consumi, più aumenta il tuo magic find. Il magic find è un valore che si trova qui nel pannello achievement. Questo, io ho più 178. In pratica, per salire a più 179 mi serve 16.160 di luck consumato. Il magic find determina la possibilità di ottenere loot migliore quando ammazzi un nemico.
cioè aumenta, migliora la RNG in pratica. Fra 6 minuti c'è un boss se vuoi. Aspetta. Scrivendo slash wiki et si viene rimandati, mi è uscito, cioè mi ha messo, abbassato il menu e mi ha messo, aperto la pagina wiki, c'è lo Svanir Shaman Shift, allora andiamo a farlo, e se non sbaglio, anzi, copio e incollo il waypoint e lo metto in Gilda. Ah, sono offline, what the fuck. Opp, sono online, scusate, chiedo scusa. Andando a questo waypoint, ovviamente è facile, cioè io ce l'ho tutti, magari c'è qualcun altro che non ce l'ha. E come dicevo, andiamo a vedere un world boss, cioè un boss mondiale che spawna ogni 8 ore e vediamo che, di cosa si tratta. Tutto quello che vi sto facendo vedere adesso sono contenuti del gioco base. E quindi se anche, ovviamente non avrete la mount sia con Path of Fire, sono state introdotte. Tuttavia, se comprate Path of Fire e entrate in una gilda, magari nella nostra, chissà perché, e, mi sono allontanato, ma in realtà devo star là. E, avete Path of Fire, anche se non siete a livello 80, potete chiedere a qualcuno della vostra gilda di farvi fare la prima quest di Path of Fire, che è di livello 80, quindi richiederà in realtà il vostro... l'aiuto degli altri. E, te scrivo, aspetta, a che ora c'è? 22:15. Svanir Chief alle 22:15. Cioè l'ho messo, magari non stanno ascoltando live, così sanno perché ho messo il waypoint. Cioè. E in pratica mi sono perso, e, ovviamente. E possono accompagnarvi a fare la prima quest di Path of Fire e potete ottenere il Raptor, che è la mount di base. Cioè che stiamo aspettando, vi mostro le mount. Il Raptor intanto ci si muove più velocemente nel momento in cui si suona mount e permette di fare salti lunghi. Whee! Non solo. Ah, è Bahamut. Ok, dicevo, ma chi è? Non l'ho mai visto. No, bro, no. Era solo per info. E, in pratica, dicevo, si può fare i salti e ha una capacità di... diciamo, un attacco... Ah, grazie Thomas, sei un grande. Ha una capacità d'attacco, un'abilità di... cioè, adesso lo dico bene. Si può smontare dalla mount facendo un attacco, con l'abilità numero 1, come vedete. E se lo faccio, faccio questo attacco qua, che è un attacco circolare che racchiude tutti in un punto i nemici. E può essere utile in alcune occasioni. La seconda mount che si ottiene è lo Springer. Come dicevo, quell'altro salta lontano. Lo Springer cosa fa? Lo Springer è unica nel suo genere ed è la mount più rotta, secondo me, prima delle mount volanti, perché permette di fare dei salti in alto altissimi. E quindi ti permette di introiarti sulle montagne in punti in cui non dovresti andare, ma riesci comunque a farlo. Inoltre ha un attacco quando si smonta che fa danno da... stanna i nemici di base, ma se sono nemici forti che hanno una barra del CC, poi parleremo anche di queste cose, gli puoi fare danno. Boom, con questa palla di cannone. L'altro è lo Skimmer. Lo Skimmer va piano sulla terra rispetto alla sua controparte tipo al Raptor o qualsiasi altro, va piano. Però sull'acqua va a razzo ed è l'unica mount in grado di andare sull'acqua, non sotto, sopra. Non da queste storie, finisco un secondo, arrivo, mi è scappata adesso. Ok. E tra l'altro ha la capacità anche di saltellare un pochino in alto, di planare se si usa, però come vedete abbiamo una barra della resistenza sopra la vita che si consuma. Se si smonta, si può curare i propri alleati. Questa azione qua lancia una cura su tutti gli alleati e sono sceso anche con della protezione. La protezione riduce del 30% il danno ricevuto. Lo sciacallo è particolare e in pratica, come il Raptor ha la capacità di andare in avanti velocemente, ha tre barre della resistenza e la sua abilità è quella di shiftare. E cosa vuol dire questo? Che salto e compaio da un'altra parte. Direte, boh sì, non capisco. In realtà è molto utile perché se salto dal picco di quel monte là che sto puntando col mouse, col Raptor e vado giù, il Raptor muore, io sono vivo, devo aspettare che si ricarichi, posso risalire sul Raptor. Se lo faccio con questo, appena prima di cadere, shifto e non prendo danno da caduta, esempio. Inoltre ha la particolare capacità di entrare in alcuni portali di sabbia, che si trovano solo in alcune mappe. E dovrebbe partire l'evento da poco comunque.
che quindi sono, diciamo, dei teletrasporti rapidi all'interno della mappa, ed è molto utile in quel senso. Il Roller Beetle è la mount più veloce del gioco. Più veloce del gioco, però, come vedete, parte pianissimo. Come mai più veloce del gioco? Perché posso usare il boost. E questo boost va a manetta, e non solo. E posso accumulare sempre più boost. Posso usare abilità come la driftata. Beh, adesso ho fatto una driftata di 180 gradi che non è praticamente intelligente. Però facciamo così. Uso questa abilità, che è un'abilità particolare che non tutti hanno, perché si ottiene solo in alcuni capitoli di storia particolari, per vedere che si può andare a manetta. Ora, non sembra che andiamo a manetta in realtà, ma si può andare molto... Beh, in realtà sì, guardate la minimappa. Cioè, pensate che quando è uscito il gioco base, quindi queste mappe qua, le stesse identiche, era tutto a piedi. Si possono fare anche le acrobazie. Se si fa le acrobazie si guadagna resistenza più velocemente. E ci sono un sacco di gare con Roller Beetle dove si va davvero sparati. E il Warclaw è usato solo in World of Sword. Cioè, sì, principalmente, ma solo in World of Sword. Può... fare un leap in avanti, come vedete, un salto, e può fare un attacco quando smonta, che non so se cosa faccia ai nemici, sicuramente gli fa danno ai nemici, non so se poi faccia qualcos'altro. E inoltre, World vs Sword, se lo si potenzia in World vs Sword, e solo lì si può fare, con punti che si ottengono solo in quella mappa, in quella modalità, si può sbloccare un'abilità che in pratica lancia un arpione, il Warclaw, contro le porte delle città nemiche. In pratica, proprio World of Sword sono delle mappe in lotta tra loro, dove devi assaltare i castelli nemici e conquistarli, e buttare giù quindi le pareti e entrare. E Warclaw può buttare giù le porte. E così facendo, sì, cioè un potenziamento superiore, solo che richiede un botto di punti World of Sword. Prossima mount, il grifone, se non sbaglio. Il grifone è stata la mia mount preferita, la mount riuscita meglio, secondo me, tutto il gioco. Il grifone non vola, plana. Cioè, come vedete, vado avanti, ogni tanto do una pennata che mi porta su, ma pian piano scendo. E che ha una particolare capacità il grifone, quello di andare in picchiata. Cosa vuol dire che vado in picchiata? Nel momento in cui vado in picchiata, io aumento la mia velocità, rinunciando a dell'altitudine. Adesso vado in picchiata. Hop, e vado più veloce. Direi, non vai così tanto veloce, è vero. Se però andassi... Ci proviamo, intanto che aspettiamo che parta. Vedi, adesso è partito lo scolar. Lo scolare è quello avvia all'evento. Deve portarsi fino a un certo punto nella mappa dove avverrà... Che è tipo questo, il punto della mappa, dove c'è quel totem laggiù. C'è un muro invisibile, no? O forse sì. Per capire fin dove posso andare. Anzi, sai per cosa? E vado... Non c'è spazio per montare. Secondo me ci sono. Ho sbagliato mount. 8. Sì. Vado con lo sky scale. Perché più in alto sei, più puoi vedere quanto bello ed efficace è il grifone. Però è necessario, come dicevo, essere in alto. Qua c'è un muro invisibile, però. Mannaggia. Perché queste mappe non ne hanno pensate per le mount. Quindi non. Spesso hanno muri invisibili che rompono un po' l'immersione. E c'è quel piccolo laggiù, ma forse poi mi perdo la... Sì, rischio di perdermi l'evento del boss mondiale. Comunque, cosa può fare? Può andare in picchiata, e a un certo punto con le master si sblocca la capacità di dare una pennata mentre si è in picchiata. Questo vuol dire che si aumenta enormemente la propria velocità. Cioè, voi non avete idea, si va a manetta con il grifone, ma proprio tanto tanto veloci. E ovviamente però rinunci all'altitudine. Il fatto è che allo stesso modo puoi anche decidere di risalire dalla picchiata e perdi velocità ma recuperi altitudine. Quindi se parti da abbastanza in alto, è vero che non puoi volare, però alla fine riesci sempre, andando su e giù, ad andare rapidissimamente dove vuoi. E non solo, anche... Ok, ho attaccato uno che è invincibile, quindi ho sprecato la mossa. Riesci non solo, diciamo, ad andare velocissimo, ma ad andare dove vuoi e rimanere in volo. Poi, se per sbaglio ti schianti su qualcosa, perdi tutta la tua velocità, e se sei in basso ti attacchi alla minchia. Ok, adesso dobbiamo uccidere le ondate di nemici che arrivano. E ci sono degli sciamani da uccidere, in realtà. Tre sciamani. Anche dei portali. Ma distruggere tre portali. Abbiamo già ucciso due sciamani su tre, manco li ho visti, sinceramente. E non so se siete arrivati, Thomas e Vamut, ma l'evento è iniziato.
dicevo, queste sono le mount e poi c'è lo Sky Scale. Lo Sky Scale è l'unica mount che ha veramente la capacità di movimento in tre direzioni, cioè ti puoi muovere in alto, in basso e in ogni direzione permessa. Cosa vuol dire? Che basta, sei libero, puoi fare quello che vuoi, perché ci sono delle limitazioni e vi faccio vedere appena abbiamo andato per boss. Come vedete, questo è un boss mondiale, siamo in 16 ad attaccarlo e gli stiamo facendo un male della Madonna e ancora 90% di vita. Questo vuol dire scalare vita di nemici e far sì di avere sempre una sfida, vuol dire far sì che non solo tu abbia sempre una sfida, ma l'abbia chiunque ti sta intorno e che la tua esperienza non sia dettata dall'equipaggiamento o dal livello, ma dalla tua abilità in gioco. E questo è un altro elemento che è molto importante. Se prendiamo per esempio la modalità PvP di Heroes 2, la modalità PvP funziona che credo si sblocchi ai primissimi livelli una volta che si è fatto un personaggio, un personaggio nuovo, tipo forse una volta arrivato a livello 10, ma forse anche prima, si può entrare in modalità PvP. In modalità PvP il tuo personaggio è automaticamente portato a livello 80 e puoi comprare una qualsiasi arma a prezzo bassissimo, tanto tutte le armi saranno equalizzate, nel senso non è che c'hai l'arma più fiera, la meno fiera, ci scegli le statistiche che ci vanno sopra e in base cioè alla build che vuoi avere. Non so cosa sto puntando. Ok, è diventato un gigante di ghiaccio, non lo ricordo. E ti scegli tutte, hai sbloccato automaticamente tutte le abilità che potresti avere. In pratica è fatta in maniera tale che in PvP in questo gioco non sei più bravo perché il gear è più forte o perché sei di livello più alto. Sei più bravo perché sei più bravo nei combattimenti in questo gioco. Sai cosa fanno esattamente tutte le tue abilità e intuisci anche magari cosa fanno quelle degli altri, o lo sai cosa fanno quelle degli altri, perché magari hai davanti, non so, un ladro e ti hai giocato un ladro tantissimo, quindi vedi che sta per castare quell'abilità, che sai esattamente cosa fa e magari è proprio l'abilità giusta per contrastarlo. Cioè è proprio un gioco di skill in Guild Wars 2, il PvP. Cosa che mi fa uscire di testa, onestamente non sono per niente adatto al PvP, io, mi dispiace. Però in realtà mi sono divertito un sacco e si fanno anche dei bei soldi in PvP. Per quanto riguarda. Ah, è framessa a terra, spesso riesco a riguardo su. In questo gioco, tra l'altro, quando la vita giunge a zero, vedete qua la vita. Ecco, adesso sono finito a zero, perché mi ha fatto un mega attacco. Si finisce in uno stato downed, cioè a terra. In questo stato è ancora possibile utilizzare delle abilità speciali, insomma. Le abilità caratterizzate, cioè non caratterizzate, però determinate dalla propria classe. Aspettate un attimo, mi devo curare. Bella. Bella un cazzo, mi è arrivata una lignata nei denti a quanto pare. E sono congelato, sono assorbito, non riesco a fare niente, muoio. Vedete, ho 4 abilità, la prima tira un sasso, la seconda tira un colpo che stordisce anche il nemico. La quarta chiede aiuto, in pratica se non ricevo danni, ma sto ricevendo danni continui, e riesco a recuperare un pochino di vita, quindi se non mi sta colpendo nessuno posso tornare in piedi da solo. Nel frattempo che sono mentre sono a terra, chiunque può, come stanno facendo adesso, come vedete dai numeri verdi sotto il mio corpo, aiutarmi e tirarmi su, darmi una mano a tornare in vita. Ok, abbiamo sconfitto, evento passato, è una ricompensa che deve essere questa del chest, perché ho abilitato l'auto loot, che è una cosa che si sblocca più avanti. Perché sono dorato? Non lo so. Sono diventato d'oro. Mi sa che qualcuno. Ah, vedete, c'è tanta gente d'oro. Qualcuno sa dirmi perché. Perché sono giallo. Giallo, giallo. Così, eh? E credo che sia questo Pumpkin Prowess. Ma cosa me l'ha data? Un oggetto per terra? No, perché l'abbiamo preso tutti. Va bene, e quindi abbiamo parlato delle mount, abbiamo parlato dell'evento dei boss mondiali, voglio parlarvi un pochino degli equipaggiamenti. L'equipaggiamento è composto da 6 pezzi di armatura, un'arma e le armi possono essere a una mano o due mani, a seconda, in base alla classe che avete potete usare o non usare certe armi. Nel senso che col guerriero puoi usare un tot di armi e le specializzazioni elite, che sono in pratica delle specializzazioni aggiuntive che il tuo personaggio può avere e di solito sbloccano la possibilità di usare un'arma nuova. Ad esempio il guerriero di base non può usare la torcia, ma dato che sono specializzato in Berserker
posso usare la torcia. Torch proficiency. E infatti questo è il mio equipaggiamento. Se pezzi armatura, le armi, e un backpack, e un accessorio, due accessori, scusate, due anelli e un amuleto. E gli anelli non si possono avere due anelli e anche due accessori con lo stesso nome. Quindi se vedete uno che vende l'anello che vi serve proprio, ma e capita spesso perché sto per gli anelli ascesi, e non comprate lo stesso con lo stesso nome, ma di solito ne ha due con nomi diversi e caratteristiche uguali. Come qua, c'ho il dito di palavra gioco, che è Power Precision Condition Damage 85-175, e questo che è identico però ha un nome diverso. E poi vi è una maschera per la testa per quando si fa combattimento sott'acqua e le armi da combattimento sott'acqua. Come vedete non me ne frega un cazzo, ho tutto asceso tranne queste dora, non è neanche esotica la mascherina, e anche le armi sono a malapena esotiche. E poi c'hai gli oggetti per raccogliere i materiali. In questo gioco, come avete visto, ci sono i materiali, c'è il c'è il crafting, quindi molto ben fatto, e c'è anche il gathering che posso andare a raccogliere i materiali. Poi io ho degli strumenti di raccolta infiniti perché li ho shoppati, e lo sto spacchettando, ma adesso farò anche un po' d'ordine. E in generale però invece potete comprare da qualsiasi mercante in base a livello degli oggetti di gathering che avete. Perché c'ho Sugar Rush? Ho mangiato qualcosa? Cosa state facendo? Mi stanno sparando in mi stanno sparando la torta, in automatico la mangio. Thomas, cosa stai facendo? Ah, è il Birthday Blaster, secondo me. Pratica per il tipo secondo compleanno. Posso anche levare il secondo compleanno, regalano questo Birthday Blaster che spara torte, a quanto pare. E quindi, cioè, ho mangiato troppo zucchero. E sono pazzo. Ok, allora, stavo dicendo, adesso finisco i discorsi e facciamo delle cose un pochino più carine. L'equipaggiamento, prima di riciclarlo, volevo mostrarvi le caratteristiche, nel senso, come vedete, ogni cosa ha delle caratteristiche, quindi parliamo un attimo delle caratteristiche. E le caratteristiche che caratterizzano un personaggio sono il potere, ovvero quanto danno faccio direttamente, la toughness, quant'è la mia armatura, quindi quanto riduco il danno, la vitalità, quanta vita ho, la precisione, la possibilità di fare il danno critico, la ferocity, la quantità di danno critico che faccio, il condition damage, che a differenza del danno diretto è il danno dato dalle condizioni. Le condizioni possono essere veleno, bruciatura e non me ne ricordo più, diciamo veleno e bruciatura, ma ci sono anche altre. Più alto più condition damage faccio, ed è danno nel tempo, magari sei scottato con 6 stack di fuoco e finché non perdi gli stack continui a prendere danno da fuoco. La mia build è una build condition damage comunque. Expertise, che determina quanto le tue condizioni durano, e concentrazione invece determina quanto i tuoi boon durano, cioè quanto i buff che dai alla gente o che ti dai durano. E la Agony Resistance invece è un'altra cosa. Quindi questo vuol dire che i due danni principali che si fanno sono o danno diretto o condition damage. Quindi vuol dire che ogni volta che c'è una build DPS ci sono due tipi di build. C'è una build power, basata solo sul danno secco, e una build condition damage. Io ho una build condition damage. Tutte le altre statistiche possono essere combinate per fare qualsiasi tipo di build. Quando parlavo di skill point, prima, hero point che si ottengono facendo eventi in giro per le mappe. Con gli hero point si possono sbloccare le skill. Queste skill qua sono skill di utility. Sono tutte le skill che compongono questa parte qua della mia barra delle skill. Le skill che vanno dalla 6 allo 0. Per me, poi di solito uno se le ribinda. Ok, squadra trasformazione, subito. Voi non lo sapete, ma in realtà sono qua a Gun adesso. queste sono tutte le skill. E si sbloccano queste skill qua, che adesso non vedo perché sono qua a Gun, quindi ci torno dopo. Le specializzazioni invece determinano quali tipo di build si possono sbloccare. Come vedete le build funzionano così: si scelgono tre categorie, in questo caso io ho armi, disciplina e berserker, perché ognuna di queste ci sblocca dei bonus che sblocchi in ogni caso, e poi si può scegliere tra tre opzioni differenti che cambiano un po' il nostro stile di gioco. Per sbloccare queste opzioni, come vedete, per sbloccare completamente si spendono gli hero point, e spendendo sblocchi tutto, e quindi ho sbloccato forza, armi, difesa, tattica e disciplina. Poi nel nostro piacimento scegliamo come combinare. Poi ci sono le specializzazioni elite. Per il guerriero c'è il berserker e lo spellbreaker.
solo una di queste due può essere equipaggiata allo stesso tempo, cioè non posso essere sia Spellbreaker che Berserker, sono uno o l'altro. E quindi ho coperto anche gli Hero Point. Si sono seduti tutti a guardare. Mi dispiace, non volevo perdermi troppo in chiacchiere. Detto questo, fatemi riciclare l'inventario, giustamente. Depositiamo, consumiamo. Oro. Allora, facciamo così, scusate. Click destro, salvage all rares. Rares, in inglese al suo massimo. E queste spazzature lo vendere, questo ve lo vendo perché al mercato non lo compra nessuno, queste spazzature lo vendere. Ok. E aspettate che non mi fa il mouse. Ok. Quindi abbiamo parlato dell'equipaggiamento, abbiamo parlato delle mount, abbiamo parlato degli eventi in giro per la mappa. Adesso vi faccio vedere cosa facciamo solitamente noi durante, nel senso, quali sono le attività che puoi fare a livello 80 e che ci interessa fare di solito. Quindi direi, vi propongo Strike Missions per il pubblico. Ok, devo mettere in chiaro, sto streamando, scusate. So che molti, quasi tutti di voi state ascoltando anche nel frattempo, però scusate la lentezza nei tempi, ma mi dilungo in spiegazioni. Ah, prima di andare, grazie Warhack che me l'ha ricordato, abbiamo una